Le frontiere dell'apprendimento prevedono una nostra piena consapevolezza e capacità di muoverci e agire in entrambe le dimensioni, quelle della vita reale e quella online e digitale. Il primo punto che noi ci proponiamo, noi di Future Education Modena, è raggiungere la frontiera dell'apprendimento, ossia essere pienamente capaci di agire e comprendere entrambe le nostre dimensioni, quella della vita analogica e quella della vita digitale. Essere capaci di agire significa comprendere i meccanismi che sono dietro entrambe le nostre dimensioni. Quella digitale è più sofisticata, più difficile alle volte da comprendere, alle volte la subiamo, e quindi comprendere, capire, essere pienamente capaci di agire nella vita digitale significa apprenderne i meccanismi e saperli fare funzionare. Ad Ago Modena Fabbriche Culturali lavora in modo specifico sulle nuove frontiere dell'apprendimento un centro di eccellenza internazionale come FEM, ma tutto il nostro organismo è impegnato nel mostrare come la conoscenza nell'epoca digitale sia in corso di ridefinizione, come si stiano anche ristrutturando le relazioni tra i nostri sensi e la cognizione sul piano tanto naturale quanto artificiale. Noi vorremmo provare a mostrare come l'apprendimento è un elemento cognitivo e razionale, ma anche, diciamo così, organico, è incarnato, incorporato, lo si assorbe mimeticamente, lo si assorbe in modo empatico attraverso la partecipazione. Da questo punto di vista, non solo il sapere trasmesso nelle forme tradizionali, ma anche quello che respiriamo o che assorbiamo attraverso l'esposizione alle arti visive, che incameriamo attraverso l'utilizzo di documentazione digitale, è fondamentale per questo apprendimento costante, lifelong learning, che è una caratteristica che deve diventare essenziale non solo per le nostre professioni, ma anche per la nostra cittadinanza. Le nuove frontiere dell'apprendimento devono tenere conto di una nuova sensibilità rispetto all'idea di spazio, inteso come spazio fisico, quindi distanza o distanziamento. Questo è importante perché la tecnologia aiuta a ridurre questa spazialità, permettendo di connettere persone molto lontane, rendendo quindi accessibile un patrimonio culturale che sia analogico o digitale anche a distanza. Fondazione Modena Arti Visive ha un grosso programma didattico e formativo che appunto in questo campo è stato aggiornato per poter permettere di accedere anche in momenti e in situazioni non ottimali alla fruizione della cultura. Afferendo ad un centro così multidisciplinare come il di Accamore, sono spesso in contatto con colleghi di altre discipline che possono essere linguisti, umanisti, storici e così via. Credo che le attività che svolgiamo in ambito di Accamore, che riguardano sì la digitalizzazione del patrimonio culturale, ma anche lo sviluppo di tecniche nuove che permettano la fruizione di questo patrimonio in modo più interattivo, possano trasformare il modo in cui sia noi ingegneri informatici che gli umanisti in generale si approcciano a questo tipo di patrimonio. Questo, secondo me, può essere trasformativo anche per l'apprendimento di tecniche nuove, di strategie nuove per la fruizione di questo patrimonio, e soprattutto potrebbero agevolare uno studente che viene per la prima volta a contatto con Lodovico Muratori di scoprire in modo curioso, in modo più interattivo, come fosse una storia, la storia e l'attività di questo importante personaggio modenese, ad esempio.